Allora, buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, su YouTube ho sentito tanti, tanti argomenti che si parlava di con questo discorso di Allegri, che non sa tanto a gestire una squadra che non c'è, una Juventus che non esiste più, nel mio modo di vedere. Però non è che stiamo lì sempre a dire, sempre a dire che la Juventus non è una Juventus che può fare grandi cose adesso, perché ragazzi, parliamoci chiaro. La Juventus con Allegri, col grande ritorno di Allegri che tanti stimano, gli allegriani, che pensano che questo allenatore, dopo un ritorno di quasi 2 anni, 2 anni, penso di sì, 2 anni, che ritorna e approda alla Juventus pensando di valersi e diciamo di aver capito, di aver approfondito la sua conoscenza tramite il suo calcio, tramite il suo calcio, un suo modo di vedere il suo calcio che prova a impartire un gioco alla Juventus che non è mai stato sviluppato. Ragazzi, già con questi giocatori che abbiamo, ragazzi, con questi giocatori che abbiamo, ma io non sto qua a dirvi tutto quello che c'è, quello che tutto c'è stato, quello che tutto è stato detto, perché nessuno, ragazzi, noi stiamo qui a dire sempre le solite cose. Io ho sentito tanti YouTuber che dicono sempre, sempre la solita cosa, che la Juventus con questi giocatori qua, con questo allenatore qua e in primis questa dirigenza che con Agnelli fino adesso non si è visto, non si è proposto alle videocamere e dire apertamente che c'è qualche problema che bisogna risolvere, un grosso problema, un grosso problema. E lì si capisce che non si vuole o non si O non si, cioè, o non si capisce o non vogliono capire la situazione di questa Juventus che non è costruita in maniera adeguata. Ragazzi, mercato che non c'è mai stato, un mercato assente, giocatori che non si capiscono bene cosa devono fare in campo, giocatori che giocano allo sbando senza uno schema di gioco, senza impegno, potrebbe anche esserci, scusate l'interruzione, ci potrebbe essere anche un impegno da parte dei giocatori, però no.
non c'è questa aggressione, questo pressing da parte di questi giocatori che non sanno neanche la posizione in cui sono in campo, la zona, non sanno scartare, non sanno rubar palla, non sanno praticamente cosa devono fare. E Allegri, che non si capisce neanche lui i cambi che vuole fare. Cioè, adesso sostituisce un difensore per un attaccante, per dire, non lo so, fa scegliere Perin al posto di Szczęsny, vabbè, a caso, così, senza che Perin abbia giocato, non importa. Però ragazzi, siamo arrivati proprio al culmine di non sapere in certezza cosa vogliono fare la dirigenza della Juventus. È una vergogna avere un dirigente sportivo e una tipo, prendiamola così, un tipo di dirigenza messa lì senza sapere un punto di programmazione che vogliono impartire sia ai giocatori, in primis l'allenatore, e dall'allenatore ai giocatori. Perché già che abbiamo giocatori scarsi, scarponi, che non sanno neanche correre. Sono fermi al centrocampo, sono persi psicologicamente in campo. Non lo so, ragazzi, non... Qua prima che cambiano rotta, cambiano modo di giocare, però con Allegri cosa vogliamo pretendere? Bisogna riformare tutta la dirigenza, tutta la squadra. E in primis l'allenatore. A questo punto qua, cioè, inutile difendere Allegri, perché Allegri più di tanto ha un gioco vecchio. Ci sta risultando un gioco vecchio, ma si dice da tanto, ce lo diciamo da tanto, anch'io l'ho sempre detto, non ha una tattica vincente Allegri, non ha una tattica vincente con giocatori che possono cambiare la evoluzione della squadra con 1-0. Te non puoi vincere con 1-0. Devi trovare un punto di arrivo tra giocatori che possono essere più tecnici, perché non abbiamo giocatori tecnici, non abbiamo giocatori che abbiano corsa, giocatori con dinamismo, giocatori che non sanno neanche saltare l'uomo. Ragazzi, è tutto da riformare, tutto da riformare. Non c'è niente da capire più di tanto. Cioè, ragazzi, è inutile che sento altri youtuber che, a carità, ognuno ha il suo pensiero, però siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Ragazzi, scusate la zolfa, però qua bisogna cambiare metodo di gioco, di giocate, di un po' di tutto. Un po' di tutto. E lì, ragazzi, è un problema, perché non riusciamo a dare uno sviluppo, una cosa che sia, diciamo, relativa.
non riusciamo a capire, arrivare a una conclusione definitiva in questa squadra, perché questa Juve è irriconoscibile. E fino a che abbiamo un allenatore chiamato Allegri, che più di tanto ha fatto il suo, ha vinto quello che ha vinto, però diciamo la fortuna è finita e bisogna cambiare metodo psicologico di mentalità. Perché con questo, ragazzi, chiudo qua il video perché dopo diventa lungo e stressante per chi ascolta. Ragazzi, mi raccomando, un'iscrizione se volete e ci sentiamo alla prossima. Ma penso di dire queste cose qui che dico sono banali, però ragazzi sono realiste, perché bisogna essere realisti. La Juve gioca di merda, gioca da schifo e non ci e non c'è cioè, non bisogna essere geni per capirlo. Però ragazzi, certi utenti, certe persone che seguono i nostri video non riescono a comprendere il concetto realista di quello che vedono durante le partite. Che lì non si basa con l'1-0, dall'1-0, si deve vedere il gioco adesso, si deve vedere il gioco e fino adesso il gioco non c'è mai stato della Juve. Con questo allenatore manco 0, 0, meno 0 e sotto 0. Ragazzi, ci sentiamo al prossimo video e buona serata a tutti. Mi raccomando, un'iscrizione. Ciao ragazzi!